Buongiorno a tutti cari amici del canale, nel video di oggi vi porto a scoprire alcuni scorci della provincia di Belluno. Farò una bella gita, visiteremo Selva di Cadore, andremo a Colle Santa Lucia, Passo Giau, poi scenderemo verso Cortina d'Ampezzo e faremo tutta la zona che va verso Auranzo di Cadore. Guardate questo video fino alla fine perché credo che meriti, ci sono dei paesaggi incredibili, mi soffermerò su alcuni dettagli, effettuerò delle fotografie con la mia affidata Nikon 750 e oggi porto unicamente il 14-24 mm. Ed ecco Sua Maestà il Pelmo visto da Palafavera in Val di Zoldo. Il rifugio Palafavera. Ora mi trovo davanti alla partenza degli impianti sciistici di Palafavera. Guardate che bello questo paesaggio con la montagna in lontananza e il comprensorio del Civetta. Bosco meraviglioso e prati rigogliosi. Ed eccoci qui, siamo esattamente a Santa Fosca di Selva di Cadore e questo è l'ingresso per l'Evolution, storia di cambiamento, Selva di Cadore, Dolomiti Bellunesi. Qui abbiamo un bellissimo parco tematico con i dinosauri a grandezza naturale rappresentati in forma iperrealistica. Vediamo un po' che cosa ci fa scoprire questo parco tematico, molto interessante e molto molto visitato. Per informazioni museoselvadicadore@gmail.com oppure c'è anche il sito internet e è aperto tutta l'estate, guardate che bello. In questo momento mi trovo qui, siamo a Santa Fosca, qui c'è la zona del parco e lì c'è Selva di Cadore. Poi c'è tutta la zona del Monte Civetta dove ci sono le famosissime piste da sci, il comprensorio del Civetta che è fenomenale. Siamo nella Val Fiorentina, provincia di Belluno, bellissimo. C'è anche un interessante parco giochi per accogliere i bambini che vengono a visitare con le loro famiglie questo luogo meraviglioso. Andremo a scoprire un parco meraviglioso, il parco dei dinosauri di Selva di Cadore, ormai conosciuto da moltissima gente che lo viene a visitare, un posto veramente incredibile, ma oggi seguitemi perché vi farò vedere delle cose straordinarie. La Val Fiorentina è una valle molto bella, siamo nelle vicinanze della Val Zoldana e molto vicini anche a Colle Santa Lucia. Ci sono tantissimi bei paesi da visitare, Selva di Cadore, Fosca ed altri bellissimi territori che vi invito a visitare perché sono una continua scoperta. La cosa interessante è che ci sono tanti arti e tanti mestieri e la gente di montagna del posto ha una particolare maestria anche nella realizzazione delle sculture in legno e di tutto quello che caratterizza proprio il vivere in montagna. Ma guardate che cosa si trova facendo una passeggiata in mezzo al bosco. Ma soprattutto la dimensione di questo dinosauro. Guardate. Come vedete la realizzazione è iperrealistica sia per quanto riguarda l'estetica che per le dimensioni del dinosauro stesso. Se lo confrontate con l'altezza degli alberi potete velocemente capire la dimensione e la grandezza di questa scultura. Davanti ad ogni dinosauro ci sono delle infografiche molto interessanti che raccontano l'animale che viene riprodotto, la sua storia, il suo habitat e le sue caratteristiche. Guardate che bella quella chiesetta. Dovrei approfondire, ma dalla chiesetta prima, dove mi sono fermato, si riesce a vedere perfettamente una chiesetta molto simile a Colle Santa Lucia.
Mi verrebbe quasi da pensare che siano all'epoca state costruite in modo tale che una potesse vedere l'altra, probabilmente una sorta di circuito, di chiesette che si incrociavano con lo sguardo. Ma guardate questo laghetto, è incredibile. L'acqua è praticamente immobile e popolata da dei licheni che sembrano quasi avvolgerla. Guardate che bello. Il percorso adesso si inserisce all'interno di un bosco molto ben tenuto, il sentiero è perfetto e ci sono questi bellissimi abeti che vanno a racchiudere con un'atmosfera molto suggestiva questo luogo magico. Ma guardate, qui abbiamo il Sarcosuchus imperator, è uno dei più grandi coccodrilli mai esistiti, benché non grande quanto si pensava negli anni 2000 sulla base di stime esagerate. Abitava le acque dolci e poco profonde degli ambienti fluviali e lacustri del Nord Africa, dal clima umido e tropicale. Guardate, è una realizzazione incredibile, ha grandezza naturale, ma vi posso garantire che cioè, incontrarsi con un animale di queste dimensioni nella realtà, non lo so. È veramente enorme, non so se si riesce a capire dal video, ma vi posso assicurare che è veramente enorme. Qui abbiamo un Parasauro lopulus valcheri. Aveva un corpo molto simile a quello degli altri Hadrosauri re, sebbene i suoi arti anteriori fossero relativamente più corti. Ora non voglio leggervi tutta la storia perché è giusto che veniate a visitare questo posto perché è veramente pazzesco, però guardate anche questo dinosauro. La dimensione, ma anche la cura con la quale è stato realizzato è praticamente identico. Guardate, poi là dietro c'è anche il campanile della chiesetta che vedevamo prima. Guardate qui anche, che bello. Qui abbiamo una baita dove si può riporre il fieno e lì una mangiatoia dove gli animali possono andare a mangiare il fieno durante il periodo invernale, quando qui è tutto ricoperto di neve. E quindi non trovano da mangiare. Ecco qua un altro esemplare incredibile, guardate. Questo è particolarmente minaccioso. La gita di oggi è sicuramente particolare rispetto ai video che propongo solitamente sul canale, per cui la inserirò nelle gite riferite alla tematica artistica, diciamo, e naturale. E non nei trekking di montagna, anche se vi posso assicurare che questi luoghi qua sono ricchi, zeppi, intrisi di opportunità paesaggistiche di sicuro effetto. La Val Fiorentina è veramente molto bella. Posso non notare la bellezza di questo territorio, guardate questo ruscello come fa correre in modo molto suadente l'acqua che si inserisce in questo sottobosco spettacolare e lo lambisce fino a valle. Guardate anche la luce che c'è in quella zona, nel primo piano, è bellissima. Da un punto di vista fotografico qui ci sarebbe il mondo da ritrarre. Soprattutto a quest'ora del giorno. Guardate anche lì, c'è un gioco di luci incredibili perché abbiamo i tronchi che sono scuri perché non sono toccati dal sole, mentre il sottobosco nel terzo piano è illuminato dal sole, per cui crea un particolare effetto di profondità e di tridimensionalità all'immagine. Molto bello il parco dei dinosauri, merita sicuramente una visita. Ci sono diverse specie che sono riprodotte, ma soprattutto la perfezione della riproduzione, la grandezza che ricalca esattamente la grandezza naturale degli animali ormai estinti, rende tutto molto suggestivo, anche perché il contesto nel quale sono inserite queste realizzazioni è veramente molto molto interessante. Guardate che bella che è questa veduta, ci sono tutte queste montagne che sono proprio molto grandi, molto belle, che vanno ad inserirsi
proprio in un paesaggio incredibile. Vedete il paese dove è situato, qui c'è un bellissimo parco giochi e là dietro ci sono queste catene montuose, sicuramente molto belle. Chissà quanti sentieri, quante opportunità di trekking ci sono. Devo informarmi, non è detto che non torni un giorno a fare un video anche in queste zone. La provincia di Belluno è incredibile perché, oltre ad essere molto estesa, ha una serie innumerevole di chicche e di opportunità di visita che sono veramente molto molto numerose, perché andiamo dalle Tre Cime di Lavaredo per arrivare fino al Feltrino, poi c'è tutta la zona dell'Agordino, l'alta provincia di Belluno rappresentata da Cortina d'Ampezzo, abbiamo l'Alpago con le sue specificità, l'Agnello dell'Alpago, abbiamo tutto il bellunese, il Feltrino, ci sono tantissime zone molto carine da visitare, anche tutta la zona della, a nord della Pedemontana, per cui Trichiana, Mel, tutti quei paesi che sono uno più bello dell'altro. Vi assicuro che veramente merita una visita, ma guardate in che contesto mi trovo oggi, veramente spettacolare, guardate anche alle mie spalle che cosa c'è, bellissimo. Vedete, questo è il luogo in cui ci troviamo in questo momento, qua abbiamo tutto il Monte Pelmo, che è una montagna meravigliosa, il Caregon, noi siamo in questa zona qui, abbiamo fatto da Maraison, Val di Zoldo, abbiamo fatto il passo Staulanza, siamo scesi verso la Val Fiorentina dove siamo adesso, qui c'è Selva di Cadore e dall'altra parte abbiamo la valle che da Borca va verso San Vito, qui c'è Cortina d'Ampezzo e adesso noi con la macchina da Selva di Cadore continueremo e faremo il giro attorno al Pelmo, di fatto, perché il Pelmo è qua, faremo il giro così, andremo verso il Passo Giau, scenderemo a Pocol, arriveremo a Cortina per poi tornare nella direzione di Auronzo di Cadore. Con questa cartina si vede un po' più ingrandita la zona in cui ci troviamo adesso, qua abbiamo Belluno, Pordenone e Udine e noi siamo in questo spicchio qui, vedete, dove c'è Croda da Lago, il Pelmo, qua abbiamo le Dolomiti Settentrionali, più a sinistra ci sarebbe la Marmolada, ma oggi non la raggiungiamo, e più in basso le Palle di San Martino, per cui siamo nell'alta provincia di Belluno che nella sua sommità è confina con l'Austria. E in questa zona qua, se andate a vedere nel mio canale, ho realizzato diversi video dove cito spesso la Spina. Ecco, la Spina è quella montagna in Comelico che va quasi a lambire il confine, per cui in questa zona qui. Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella lista del patrimonio mondiale UNESCO come bene seriale naturale grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e all'importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico. Qui abbiamo un'interessante ulteriore infografica che ci racconta tutte le specie presenti e caratterizzanti la Val Fiorentina dove ci troviamo in questo momento. Guardate, abbiamo dalla rana, il gallo cedrone, il camoscio, il capriolo, il cervo, diversi uccelli, dei serpenti, il marasso, una vipera, la marmotta, il tasso, la martora, il picchio rosso maggiore che ogni tanto si sente anche, e poi abbiamo anche tutta la flora che caratterizza il territorio, abbiamo l'abete rosso, il faggio, l'arice. Tra l'altro fra qualche settimana assisteremo al foliage, che è particolarmente interessante in questo territorio perché tutte le montagne si dipingeranno dei colori dell'autunno, per cui avremo i larici e gli alberi da foglia che si tingeranno di colori caldi e dai contrasti molto accesi, tutte tinte tra l'aranciato, il rosso e il giallo. Guardate poi anche questi funghi, qui abbiamo la manita velenosa, tossica, il chiodino, il gialletto, il finferlo, il porcino ed altre specie. Molto ben realizzato questo cartello, dà un'idea di quello che si può trovare in questa valle. Complimenti a chi l'ha pensato, e ovvero al comune di Selva di Cadore, come posso notare in alto a sinistra, e alla magnifica regola di Selva e Pescul di Cadore. In questo momento mi trovo davanti ad un altro bellissimo scorcio, guardate, lì abbiamo Colle Santa Lucia vista da Selva di Cadore, dove mi trovo in questo momento. Guardate la valle come si apre, ma soprattutto l'ampiezza della valle e i colori che la contraddistinguono. Veramente bella. Qui abbiamo la chiesa di Selva di Cadore con
la bandiera dell'Italia e con il monumento ai caduti di Selva di Cadore. Bellissimo borgo della provincia di Belluno, veramente molto molto caratteristico, con una chiesa che ha e gode di un panorama incredibile. Ci sono dei balconi fioriti che sono veramente pazzeschi, molto belli, e le case sono in tipiche stile montano, con l'utilizzo di tanta pietra e tanto legno. Questa è la valle che abbiamo appena attraversato con la macchina, in quella direzione lì abbiamo la chiesa di Selva di Cadore, dove ero pochi istanti fa, e siamo arrivati da quella direzione. Laggiù abbiamo il Monte Pelmo, sulla destra la Val Zoldana e sulla sinistra il Cadore. In questo momento sto risalendo verso il Passo Giau e lì c'è il rifugio Averau e sulla destra il Nuvolau. Guardate che bello! Faremo una breve sosta al Passo Giau, da dove c'è un panorama incredibile. Andate a visitare sul mio canale il video che ho fatto sul rifugio Nuvolau, che è molto bello e che vi racconta un po' la parte alta della provincia di Belluno con una particolare prospettiva sulla zona delle Cinque Torri. Lì così abbiamo il Monte Pore, che è facilmente raggiungibile dal Passo Giau, mentre lì abbiamo la montagna Averau con l'omonimo rifugio e sulla destra il rifugio Nuvolau lì in cima. Ed eccomi arrivato al Passo Giau, guardate che meraviglia, c'è un paesaggio incredibile. Lì dietro abbiamo Mondeval, più sulla sinistra si scende e la vista guarda verso le Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, del centro Cadore, guardate. Qui il paesaggio è incredibile, c'è un silenzio pazzesco. Ora sto inquadrando la zona delle Tofane e sulla sinistra la Gusela. In questo momento mi trovo alla base delle Tofane, dove arriva la pista di sci della Coppa del Mondo, e guardate che panorama. Abbiamo davanti a noi Cortina d'Ampezzo, sulla sinistra il Monte Cristallo, sulla destra abbiamo il Monte Faloria, in lontananza, coperto da una nuvola imponente, abbiamo il Monte Antelao, poi l'Ossario, abbiamo tutta la zona che va in direzione del Passo Giau e del Passo Falzarego. E qui, dietro di me, c'è l'arrivo della pista de sci della Coppa del Mondo di Cortina, che parte da lassù in cima, scende e arriva qui. Qui così, proprio qui, c'è il parterre d'arrivo. Le montagne che mi sovrastano in questo momento sono le Tofane. Ma cari amici, ora vi faccio vedere una cosa, una chicca. Sono in un posto meraviglioso,
che si chiama Lago Gaidina. Siamo a Cortina. Questa è una delle ultime cose che vi farò vedere durante questo video, che è un po' una miscellanea di contenuti, diverso sicuramente dai soliti che ho proposto sul canale, però sono arrivato qui e credo che veramente ne valga la pena. Ora girerò la telecamera e mettete nei commenti qua sotto che cosa ne pensate, se questo tipo di video vi piacciono e se il contenuto proposto oggi è interessante o meno. Sono al Lago Gaidina, guardate davanti a me cosa riesco a vedere. Guardate, spettacolare. Il colore dell'acqua è un qualcosa di meraviglioso. Abbiamo delle tonalità di verde che sono veramente incredibili. Ma soprattutto questo laghetto, questa chicca che si apre alla base delle Tofane, famosa perché il Lago Gaidina è assolutamente conosciuto, con un bellissimo ristorante che si affaccia proprio con una terrazza sul lago. E guardate quella famiglia di anatre che stanno correndo verso il centro del lago. Guardate che bello, lì abbiamo il ristorante con la terrazza, tavolini, acqua limpida, verde smeraldo e sullo sfondo le Tofane, guardate, fantastico panorama. Cari amici, con questa meravigliosa gusela alle mie spalle del Passo Giau, vi saluto. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Nei miei video tratto di escursioni in montagna, fotografia e arte, le mie tre grandi passioni. Seguitemi sul mio sito internet andreacostagallery.com e su Instagram, dove potrete trovare in entrambi i casi le fotografie in alta risoluzione. Ci vediamo sabato prossimo alle ore 18 per il mio prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.